Tra le zone più sollecitate del nostro corpo in questa quarantena troviamo sicuramente l'area delle spalle. Infatti, passare gran parte della giornata sul cellulare, sul computer o a leggere un libro non fa altro che affaticare tutti i muscoli della regione cervico-dorsale. I sintomi di questo affaticamento dei muscoli cervico-dorsali sono dolori localizzati a livello dorsale, a livello cervicale, a livello della testa, ma anche a livello della schiena, rigidità e deficit di mobilità articolare, ad esempio fatica nell'elevare o nell'aprire il braccio. Oggi ti mostro tre esercizi dedicati proprio alla regione delle spalle e del dorso. Primo esercizio, ti siedi bene in fondo alla sedia in modo da far aderire tutta la schiena allo schienale. Incroci le mani dietro la nuca, inspiri, ti autoallunghi verso l'alto ed espirando, inclini leggermente il busto all'indietro. Inspiri in posizione di massima estensione, chiudi i gomiti ed espiro e richiudo. Inspiro e mi allungo, espiro e mi inclino. Inspiro e mi allungo, chiudo, espiro e mi inclino. Esegui questo esercizio 5 volte. Per il secondo esercizio portiamo entrambe le mani a livello della cerniera dorso-cervicale. Ok? Andiamo ad appoggiare i gomiti sul tavolo e camminiamo indietro con la sedia fino a portare il busto parallelo al pavimento. Rimaniamo in posizione per 3 cicli respiratori, perciò un'inspirazione profonda ed una espirazione profonda ripetute per 3 volte. Dopodiché sciogliamo le mani e ci riportiamo in posizione seduta. Prova questo esercizio per 3 volte. Il terzo esercizio che ti mostro serve per allungare il muscolo elevatore della scapola. Ruotiamo la testa verso un lato, incliniamo la testa verso il pavimento e andiamo con la mano ad appoggiarci sulla nuca. In questo modo il peso della mano e la direzione della nostra testa porteranno una leggera tensione a livello del muscolo elevatore della scapola. Manteniamo questa posizione per 5 cicli respiratori. Dopodiché togliamo la mano e riportiamo la testa al centro. Eseguiamo chiaramente tutto l'esercizio anche sull'altro lato. Per oggi è tutto, ci vediamo la prossima settimana con gli esercizi dedicati alla zona lombare.